Bentrovato, nuovo appuntamento con Lo Sgabello, il format video realizzato in esclusiva per il blog gerardopaterna.com. Oggi ti porto in viaggio con me per parlare di consulenza di parte, per parlarti di approcci innovativi al venditore e all'acquirente, e voglio farlo con un innovatore del settore, agente immobiliare di lungo corso, un amico che ha tante idee e tante cose ha fatto. Con me c'è Massimiliano Russo. Ciao, cofondatore e CEO di Corus. Ben arrivato. Grazie. Ok. Allora, Massimiliano, tu sei stato tra i primi a parlare di consulenza di parte in epoca non sospetta. Hai parlato e hai agito come property finder. La domanda è: quanto è cambiata la percezione dei clienti e degli agenti verso queste nuove professionalità? Ok, allora abbiamo iniziato questo approccio circa 5 anni fa, un po' di più, proprio nel momento di piena crisi, nel momento in cui ci siamo rimessi sul mercato a farci delle domande e chiederci che cosa potevamo fare di utile per i clienti e quindi come essere percepiti in una maniera più interessante rispetto agli agenti immobiliari standard che soffrono, come hanno sempre sofferto, insomma, di poca percezione da parte della clientela. Quindi ho detto, mettiamoci a disposizione di chi non ha un servizio da parte del mercato e quindi gli acquirenti. Bistrattati, nel senso che in alcuni casi avevamo proprio la difficoltà di riuscire ad accedere all'immobile giusto o scegliere in un mercato con eccesso di offerta come era quello di 5 anni fa, che oggi è completamente ribaltato soprattutto nella città di Milano, e quindi scegliere l'immobile giusto tra tutti quelli disponibili. Oggi, paradossalmente, a identificare l'immobile che non riescono a trovare, quindi hanno bisogno comunque di un aiuto. Quindi ci siamo posti a disposizione loro, non come intermediari classici, ma come consulenti, quindi cercando di identificare quali erano le loro esigenze, le necessità, le aspettative, partendo da un'intervista che nessuno gli ha sostanzialmente mai fatto, di un'ora, un'ora e mezza, due ore anche, per cercare di capire la motivazione, le reali necessità e quindi poterci porre poi sul mercato alla ricerca con un approccio diverso, in collaborazione con i colleghi dove è possibile, in maniera diretta come abbiamo sempre fatto come agenti immobiliari, ma con lo scopo di riuscire ad arrivare nel più tempo possibile a identificare l'immobile giusto e quindi soddisfare la loro esigenza. Quindi insomma, specializzazione, collaborazione, una visione, un approccio diverso, semplicemente diverso, sì, rispetto a quanto si è fatto fino a ieri. Ti riporto a ieri, che è ancora un po' oggi, ma chissà se sarà ancora domani, la terzietà del mediatore, no? È un elemento ancora di moda. Tu pensi che sia necessario rimettere in discussione questo dogma che in qualche modo imbriglia ancora la categoria degli agenti immobiliari? Partiamo dal presupposto. Al cliente finale della terzietà del mediatore non interessa assolutamente nulla. Interessa che ci sia una persona che possa risolvere la sua esigenza. Quindi, a prescindere dal fatto che è una regolamentazione del 42, sistemata in qualche modo la 39-89, ma è anacronistica ad oggi, nel senso che se ragioniamo come poteva essere interpretata la figura del mediatore anche nella mediazione delle merci o del bestiame, oggi non si può pensare che comunque gli immobili possano essere trattati nello stesso modo. Oggi abbiamo due soggetti, il venditore e l'acquirente, entrambi con esigenze contrapposte, e devono avere comunque una persona, in questo caso un agente immobiliare, che abbia la dovuta esperienza e capacità per poter risolvere le proprie. Quelle del venditore sono di capire qual è il valore dell'immobile, capire quali possono essere strategie per poter realizzare il massimo da questo immobile, perché è un bene da cui ovviamente ritiene di poter sfruttare tutte le possibilità e le potenzialità che ci sono, trovare qualcuno che sia in grado di poter mettere in atto la strategia migliore per arrivare al suo obiettivo. L'acquirente ovviamente ha tutto l'interesse nel spendere di meno se possibile, ma soprattutto quello di trovare l'immobile giusto, perché l'offerta sul mercato è un qualche cosa di poco chiaro purtroppo, perché la profondità di informazioni manca, quindi hai bisogno di qualcuno che le interpreti e che gli dia questo tipo di servizio. Rilancio con una provocazione, ma secondo te il mediatore è davvero una figura imparziale o è una terza parte attiva nella compravendita?
Più che imparziale, credo che sia effettivamente una terza parte attiva nella vendita, anche perché per mettere in contatto le parti oggi non è più indispensabile un mediatore, perché c'è la rete, ci sono i social, ci sono i portali, ci sono mille modi per mettere in contatto le parti, le esigenze di chi deve vendere con chi deve acquistare. Il mediatore deve dare un senso alla propria, al proprio apporto, esatto. Deve essere utile, deve essere utile al venditore e deve essere utile all'acquirente. Proprio per questo la consulenza di parte si concentra verso un soggetto o l'altro, ma così come abbiamo visto nei mercati un po' più evoluti, quello americano, quello UK, insomma, in tutte le parti del mondo ci sono queste due figure contrapposte che tutelano una parte e l'altra, proprio perché in modalità B2B riescono a dialogare in maniera più chiara nell'interesse dei propri clienti. Ok, sì o no? C'è conflitto di interesse oggi? Per forza. Ok. Per forza. L'interesse del mediatore è quello di portare a casa il proprio risultato. E alcune volte potrebbe essere, nel momento in cui è terza parte in gioco, potrebbe essere eccessivo, superiore rispetto a quell'interesse delle parti. Questa è una visione personale, non è detto che debba essere per forza così, non lo è sicuramente. Non è una regola, no. Ma si può verificare. Il rischio c'è. Il rischio c'è, bene. Allora, tecnologia digitale, questi elementi stanno di fatto erodendo il concetto di mediazione nella sua applicazione, ma anche nelle marginalità economiche prodotte, cioè il valore in sé della compravendita e dell'attività mediatoria si sta via via erodendo. Perché? Perché c'è questo binomio, no? Tecnologia uguale, le cose devono costare poco, no? In sostanza. Secondo te dove si annidera il valore per l'agente immobiliare in un prossimo futuro? Tu sai che io sono un fautore della tecnologia, ci credo fermamente da sempre e credo che possa essere un valore aggiunto in qualsiasi tipo di operazione sul mercato e soprattutto nel nostro settore. La tecnologia ci aiuterà, ci ha aiutato e ci aiuterà ancora di più nel futuro a eliminare le distanze, eliminare tutte le barriere che ci possono essere tra le parti per dare la maggior profondità di informazioni verso un oggetto che è l'immobile, che è complicato. C'è soltanto la parte estetica, strutturale, poi c'è tutta la parte documentale, per cui con la due diligence e le data room online c'è modo di poter consentire, soprattutto ai consulenti che ne hanno le competenze, di poter approfondire in maniera incredibile, che fino a poco tempo fa era soltanto impensabile, tutte le informazioni per poter lasciare in tranquillità le parti. La tecnologia però è uno strumento, non è l'intermediazione se stessa. Quando hai bisogno di un medico, cerchi lo specialista migliore in assoluto per risolvere la tua esigenza. Quando hai bisogno di un avvocato che ti difende in tribunale, non ti rivolgi a un servizio per ipotesi online o di quelli automatizzati o scalabili, ti rivolgi al miglior professionista possibile. Perché quando devi vendere una casa devi pensare di poter andare a risparmiare qualcosa mettendo a rischio un'operazione così importante che per molti è l'operazione più importante della propria vita. Quindi il valore è annidato nella professionalità delle persone che fanno questo tipo di attività e che sono in grado di poter trasferire questo valore ai clienti e farglielo capire, cosa che è difficilissima, però bisogna provarci. Ok, ti porto un po' avanti, nel futuro proviamo ad immaginare un mondo in cui la casa magari può essere acquistata con un click e messa nel carrello della spesa, ma insieme a quella acquisterò anche magari un pacchetto di consulenza dove di fatto il consulente immobiliare mi accompagnerà in sicurezza, no? Alla conclusione. Certo. Di questo affare, cioè la consulenza potrebbe essere staccata rispetto al concetto tecnico di vendita. Certo, assolutamente. Okay. Sono due cose che possono essere assolutamente separate. Puoi acquistare tramite un click un pacchetto di consulenza che probabilmente sarà quello che ti costerà di più rispetto a qualsiasi altro servizio che ti viene messo a disposizione, come l'acquisto, lo scarico della planimetria catastale, certo, piuttosto sì, che sì, la misura ipotecaria, proprio per le competenze che sono. Però avrò un tutor, un mentore che mi accompagnerà proprio nella. Esistono, come esistono le figure del coach, esistono, sì, le figure anche del professionista che è in grado. La tecnologia potrà aiutarti anche a eliminare ulteriori barriere, certo, di tempo, di modalità di approccio, di fisiche anche soprattutto, per poter avere il miglior professionista. Pensi che sei a Milano e lo trovi a Roma, il problema non si pone.
Poi la tecnologia ha sempre questo filtro, che è lo schermo, che è un qualche cosa di impersonale, che uno sguardo vis-à-vis e un po' di cinestetica aiuta sempre, per cui quello sarà difficile da superare. Bene, bene. Allora, viviamo un momento in cui tutti quanti strizzano l'occhio al venditore, no? Promettendo e garantendo provvigioni zero. Però, no, se tutti fanno zig, qualcun altro fa zag nel percorso, no? E lo zag qui è rappresentato un po' da questa iniziativa che si chiama No Fee, che vuole invertire questo trend e agevolare in realtà la parte acquirente, cioè colui che acquista casa. No Fee, come funziona, Massimiliano? Allora, in un mercato come quello odierno, soprattutto quello milanese, molto, molto dinamico e effervescente, posso capire che si pongano sul mercato queste realtà che tramite la tecnologia e tramite il low cost rispetto ai venditori che sono interlocutore principale vogliano fare un po' man bassa, sì. e quindi ottenere il massimo che si può ottenere dagli immobili sul mercato. È il valore che c'è dietro che viene a mancare, ovviamente, perché in questo tipo di approccio si dequalifica totalmente la figura dell'agente immobiliare che c'è. Nonostante si possa dare ulteriori tipi di servizi, eliminazione di distanze o di certo. concentrazione di servizi per i clienti stessi, manca comunque sempre la parte più importante, che è quella della percezione del servizio. Se qualcuno dice se chiedi zero vali zero, non è detto che sia sempre così, però se alla fine ti metti sul mercato chiedendo zero a chi ha il prodotto da poter vendere sul mercato, certo. e ribalti tutto il fatturato sull'acquirente, ci sarà qualcuno che rimane un po' sofferente di questo tipo di situazione, e in questo caso è l'acquirente. Con No Fee abbiamo voluto ribaltare questo tipo di concetto, quindi avere a che fare solo con venditori, non dico illuminati, ma che possano comprendere il fatto che l'acquirente non debba essere per forza vessato da una provvigione e da richiesta da un agente immobiliare che non hanno scelto. Eh sì, perché poi il tema è questo, che l'acquirente in realtà insegue una casa che combinazione è trattata da un agente immobiliare che però non ha scelto. È indotta all'immobile. E quindi, certo, vero. E quindi vero. Avrei comunque sempre una remora in merito a avrei una fiducia limitata nei confronti di questo soggetto, nonostante possa essere il più bravo del mondo. Però se tu rinunciando, se noi agenti immobiliari rinunciando in questo caso alla provvigione dell'acquirente, consentiamo alla controparte di poter destinare l'importo della provvigione a coinvolgere un proprio consulente che poi dialogherà con noi, che siamo il consulente del venditore, e quindi arriverà a consentire una trasparenza e una fiducia tra i due consulenti, certo. tali che consentano poi al venditore e all'acquirente di poter concludere senza nessun tipo di dubbio. Sì, che non è uno scandalo, perché comunque, voglio dire, in Francia, comunque, per esempio, siamo in Europa, le commissioni di vendita di fatto le paga il venditore, esatto. nei mercati anglosassoni idem, e quindi è un modello che in qualche modo è rivolto al venditore, che poi è colui che più dell'acquirente è in grado di apprezzare i servizi che il consulente mette a disposizione. Lato acquirente, non essendoci commissione, di fatto eliminiamo una gabella, un filtro, un ostacolo, no? che può frenare il contatto con l'acquirente, e soprattutto il sistema consente una collaborazione nativa esatto. con altri colleghi, quindi insomma vedo tutti i vantaggi in questa cosa. Sì, perché anche in ambito di collaborazione MLS si stabilisce già a priori nelle regole di ingaggio che anche il collega potrà promuovere l'immobile con le stesse condizioni okay. e sarò io a stornare al collega una percentuale che sarà la sua provvigione, quindi siamo entrambi soddisfatto l'acquirente perché non percepisce questa gabella, purtroppo alla fine sì. la percezione è questa, e il venditore sarà soddisfatto perché ha avuto una possibilità esponenziale di poter porre l'immobile sul mercato e ottenere il migliore dei risultati. No Fee può essere il nuovo manifesto della consulenza di parte, un concetto disruptive, come si usa dire oggi, senza qualche tecnologia miracolosa? Probabilmente sì. Diciamo che la prima bozza della consulenza di parte è nata proprio col property finding. Okay. E, ad oggi
questo tipo di approccio con l'avvento delle agenzie digitali low cost, perché poi alla fine se propongono zero al venditore si tratta di low cost, quindi puntano principalmente su quello. Se puntiamo alla valorizzazione dell'apporto del consulente e non come intermediario ma come consulente di parte, diciamo che è il modo migliore per poter identificare questo manifesto con questo tipo di approccio. Benissimo, velocemente, allora appello agli agenti immobiliari, come si entra in contatto con NoFee per informazioni o magari anche per aderire a questo nuovo protocollo? Ok, NoFee, potete vedere tutte le informazioni sul sito www.no-fee.it. È rivolto sostanzialmente a tutti, è un approccio, non è una soluzione a tutti i problemi del mondo, è un approccio che può servire agli agenti immobiliari per farsi percepire nella maniera migliore verso i loro clienti, verso i clienti venditori, e apprezzati anche dagli acquirenti, proprio perché riescono a far percepire il loro valore senza dover per forza imporre una provvigione, ma dando comunque un livello di competenza talmente alto che vale ancora di più rispetto a quello che avrebbero dovuto pagare. Massimiliano Russo, grazie per il tuo intervento, e ci vedremo prossimamente con novità legate a questo progetto molto interessante. Prima di chiudere, ti ricordo che se hai un progetto, un prodotto, un servizio per l'immobiliare e vuoi raccontarlo da questo sgabello, puoi farlo scrivendo allo sgabello@gerardopaterna.com. Alla prossima!